patrimonio da condividere all'interno della nostra regione e quindi da esportare ad un turismo nazionale ed internazionale. Il presidente Occhiuto e tutta quanta la giunta sostengono il sindaco Pizzimenti, l'assessore alla cultura Galluccio, si fanno i complimenti e facciamo i complimenti perché il Borgo Incantato che la regione Calabria ha sostenuto finanziariamente rappresenta il binomio di cultura, di arte, di gastronomia e di qualità, perché Gerace diventa un ulteriore investimento per la regione Calabria, perché è un patrimonio che sosteniamo, valorizziamo, perché non dimentichiamo che è destinatario dei fondi del Ministero della Cultura 20 milioni di euro che la regione Calabria con apposita giunta ha ritenuto di volere investire in questo borgo che diventa un patrimonio sì della Calabria, ma io dico che di tutto quanto il paese. E allora a noi l'impegno insieme con questa giunta che davvero sta operando bene, con grande serietà e con responsabilità, a noi l'impegno di valorizzare sempre di più Gerace, le sue bellezze artistiche e anche no, gastronomiche, e veicolandole al resto del paese. E queste tre giornate significative stanno testimoniando proprio questo. Tantissima gente, un turismo che viene al di là e al di fuori della regione, e quindi esportiamo l'immagine più bella della Calabria.